Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Fulco Lanchester, costituzionalista, per parlare della situazione in cui si trova il Parlamento stretto tra le iniziative del governo e il degrado delle nostre istituzioni che è stato denunciato dal Partito Radicale in una lettera aperta al Presidente della Repubblica. A proposito di questa lettera, professor Lanchester, le volevo chiedere se lei è preoccupato per la condizione del nostro Stato di diritto in un momento molto particolare per il nostro Paese, che è quello dell'emergenza coronavirus. Lei vede che insomma, le istituzioni stiano dimostrando una certa debolezza e che comunque esista una logica dell'uomo solo al comando che in qualche modo permea l'iniziativa politica di questi giorni? Quando Professore, non si sente niente. Allora, professore, non si sente bene. Adesso sì, si sente perfettamente. Allora, può ricominciare dall'inizio della risposta. L'uomo solo al comando mi sembra eccessivo, dà un eccesso di importanza all'azione del Presidente Conte. In realtà il Presidente Conte si sta muovendo nell'ambito di un indirizzo che vede l'organo costituzionale di controllo interno alla Presidenza della Repubblica, che ha espresso la sua attenzione, la sua continua attenzione. La situazione deve essere individuata non nella normalità, ma nella eccezionalità dell'emergenza coronavirus, che ha fatto ieri dichiarare al Presidente Macron in maniera lisi, un po' singolare, che più volte di essere inglese. Con un'emergenza sanitaria, con una guerra sanitaria che deve essere combattuta non avendo altri strumenti che quelli del tentativo di rafforzare i contatti sociali e nello stesso tempo mantenere viva la filiera economica per quello che può essere ancora mantenuta viva per virgolette, la sopravvivenza fisica della popolazione italiana. Quindi semmai il problema è che tutti gli ordinamenti occidentali investiti da quello francese, quello spagnolo, il tedesco, l'inglese, per non parlare di quello americano, brancolano di fronte ad una pandemia di estrema pericolosità. Si può dire che, per esempio, ci sono state delle falle nel riconoscimento dell'emergenza immediata, questo può anche darsi, ma è successo in altri ordinamenti. Si può anche dire che alcuni provvedimenti sono stati presi utilizzando dei DPCM invece che dei decreti-legge. Questo si può discutere sulla base anche del fatto che il decreto-legge del 23 febbraio dell'ultimo scorso, quindi numero 6, in realtà è stato considerato come la madre di tutti i provvedimenti. Ciò in una situazione ordinaria sarebbe sicuramente sanzionabile. Questa è una situazione non ordinaria in cui da un lato le assemblee parlamentari, come è stato detto giustamente, sono già in difficoltà tradizionalmente
e in questo momento in particolare perché sono la rappresentazione del Paese. E quindi l'utilizzazione, il governo si trova di fronte al fatto, all'alternativa di utilizzare a cascata decreti legge che rischiano di non essere convertiti e debbano essere riemanati, allargandoli nel contenuto, oppure utilizzare il DPCM. Il problema in questo momento è quello di contrastare le conseguenze sanitarie ed economiche del coronavirus, e su questo dire essere una sostanziale unità. Senta, nel nostro sistema costituzionale non esiste il principio di emergenza nazionale. No, ho sentito che l'onorevole Rosato vorrebbe introdurre in questo momento il tema. Questa mi sembra la situazione per cui si cerca di fronte alle emergenze di metterci una toppa, ma l'emergenza sta in questo momento, il procedimento di revisione costituzionale dura troppo per non essere semplicemente una discussione sull'emergenza e non provvedimenti di emergenza. Senta, ritiene fattibile l'ipotesi del cosiddetto voto a distanza ed ritiene che sia possibile mettere d'accordo i due rami del Parlamento su questo? Allora, è evidente sulla voto a distanza e sulla necessità che, nonostante il pericolo d'epidemia, tutti i deputati e tutti i senatori si debbano riunire in aula e permanentemente aspettare la propria contaminazione e al di fuori della razionalità, proprio per preservare il controllo del Parlamento e la capacità del sistema di mantenere i pesi e i contrappesi. Allora, il tema delle videoconferenze, non pensavo che dopo 40 anni di attività universitaria avrei terminato con lezioni a 250 studenti il mattino di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 8 alle 10. Cioè questo è un adeguamento. Con le cautele nel momento della valutazione, con gli accertamenti debiti, questo deve essere fatto nel momento dell'emergenza, può essere fatto nel momento dell'emergenza, per essere poi negato nel momento della ordinarietà. Qui non si tratta di finire sulle tesi che sono state proposte all'inizio di questo millennio, lo ripeto perché l'ho già detto altre volte, dall'onorevole Silvio Berlusconi, che considerava l'attività parlamentare dispendiosa e noiosa, per cui i capigruppo avrebbero voluto sostituire discussione e votazione d'assemblea, come nelle grandi società per azioni. Ma qui si tratta di preservare il Parlamento e la sua operatività, anzi di implementarla rispetto alla estinzione, al pericolo di estinzione nell'emergenza, attraverso un controllo
incisivo anche da remoto. Qui non si tratta di sostituire il meccanismo informatico come suggeriva Gian Roberto Casaleggio per la votazione diretta eliminando la rappresentanza. Qui si tratta di utilizzare lo strumento informatico per mantenere e confermare il ruolo della rappresentanza parlamentare e quindi la rappresentanza popolare. Come vede, il problema è la forma e la sostanza, la normalità e l'eccezione. Di fronte all'eccezione, per mantenere la normalità, i valori e i principi, bisogna anche cercare di adeguarsi alla situazione. E il voto a distanza, nella emergenza, mi sembra che confermi i principi e i valori di una democrazia parlamentare piuttosto che negarli con l'estensione dei parlamentari stessi, o col pericolo. È un bilanciamento di valori. Sì. Finita questa parentesi, che ci auguriamo finisca presto, bisognerà rimettere mano alla Costituzione per introdurre almeno questo principio e per modificare l'articolo 64 della Costituzione? Beh, lei ha ragione, è stato osservato che questa parte della Costituzione in realtà ha è stata discussa alla Costituente questa eventualità, ma il nostro ordinamento era stato stordito e scioccato dal momento autoritario e quindi l'emergenza veniva considerata come una deriva del passato. È evidente che, ragionando poi a mente fredda, sarà necessario introdurre, prendere atto di ciò che ha funzionato e di ciò che non ha funzionato e adeguare anche questa parte delle nostre istituzioni. Io penso che per esempio tra il 66 e il 69 la grossa coalizione introdusse lo stato d'emergenza nell'ambito del Grundgesetz, guardi a caso all'articolo 87A 80A,1 no, 87A. Ah, ok, io sapevo 80A, vabbè, scusi. No, cioè 80 lo stato di tensione, lo stato di nella vita, ma ho qui davanti a me le costituzioni straniere contemporanee, questi scelti commentati a cura di Paolo Biscaretti di Rufia, lei quindi stava andando sul sicuro, nel senso che in cui ci dice il Bund predispone dalle forze armate per la difesa eccetera eccetera. Durante lo stato di difesa e di tensione le forze armate hanno la potestà di proteggere gli obiettivi civili allo scopo di difendersi da un incombente pericolo per l'esistenza o per l'ordinamento fondamentale liberale e democratico del punto di bilancio federale. Il governo federale può, se ricordano i presupposti dell'articolo 91 secondo comma, e se le forze di polizia, così come la polizia confinaria, non sono sufficienti, impegnare le forze armate. E qui in realtà gli stati liminari sono non sempre previsti, ma questo si può fare. Ma io direi che in questo momento ciò che c'è deve essere mantenuto e tutti gli organi costituzionali, tutti i soggetti devono essere responsabili. Io credo che ci siano anche delle fortissime tensioni in questo momento. Le stesse istituzioni sono sotto sforzo, quindi è possibile che ci siano delle slabrature,
ma il tema è perché lo fanno. Lo fanno per il mantenimento in questo momento della sanità pubblica. Non vedo altri elementi che siano pericolosi per lo Stato di diritto. Va bene, io la ringrazio della sua disponibilità. E mi avrebbe fatto piacere oggi parlare di altri argomenti e di non parlare di coronavirus, piuttosto della programmazione dell'Unità d'Italia, ma purtroppo l'emergenza ci ha portato a discutere di questi temi che vogliamo mettere proprio subito alle nostre spalle. La ringrazio. Concludere ciò che lei ha evidenziato, ci sono dei momenti che inducono proprio il 17 marzo induce a ripensare ai momenti di non sapere. Questo non è soltanto, per esempio, il novembre-dicembre 1917, in questo senso tutte le istituzioni e tutti i soggetti si sono ritrovati perché era un momento, quello dopo Caporetto, che metteva in gioco il sistema, l'ordinamento e virgolette la nazione, chiuse le virgolette, se vuole la patria. Ecco, in questo momento c'è bisogno di un sentimento comune, tenendo ben presente anche la necessità di essere sempre vigilanti, ed è per questo che la ringrazio per queste domande, perché di fronte alla retorica facile del 17 marzo pongono anche i problemi di cautelarsi di fronte a pericoli che vadano proprio contro il 17 marzo. Bene, la ringrazio molto, ringrazio il professor Fulco Lanchester.